Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì esce un video delle Makeup Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Betty. Per questa settimana, per continuare la nostra serie dei 4 Forever and Ever must have per quanto riguarda prodotti per il viso, andiamo a parlarvi di terre o bronzer e per quanto riguarda le ciprie. Ovviamente troverete tutto nell'info box, sia le cose che sto nominando, sia le due Angel, quindi i due video correlati per quanto riguarda questo nostro programma delle Makeup Angels del Teteo. Per quanto riguarda le Makeup Angels, troverete tutto nell'info box, quindi non vi preoccupate, aprite lì e scoprirete il bel Dio. Allora, iniziamo con il bronzer. Vi faccio vedere l'ultimo entrato nella mia Makeup Collection ed è il contouring, questo qui di Essence. Io ho nella colorazione 10 Lighter Skin. Devo dire che mi trovo benissimo con queste due polveri. Io non le uso singolarmente, ma le utilizzo miscelate tutte e due perché questa è troppo chiara e questa è troppo. È un po' scura per il mio incarnato, io sono molto molto chiara. Io le miscelo tutte e due e faccio il mio contouring. Non faccio il bronzing perché non lo so fare, non so fare nemmeno il contouring proprio bene bene bene, però ci provo. Ho utilizzato queste terre anche ultimamente in qualche video che ho fatto di recente e mi sono trovata bene. Ne ho sentito parlare benissimo da tante youtuber, però ovviamente volevo sapere anche la mia opinione e devo dire che sono ottime e proprio vi volevo dire come qualità e prezzo il prodotto mi piace tantissimo. Io lo utilizzo, si sfumano in modo veloce e specialmente io che sono una ciompa e che il contouring lo faccio da poco, sono ottime ottime polveri. Questo è il primo. Per continuare vi mostro la mia palette che mi sono composta io ovviamente, dove troviamo Harmony di MAC, che è questa terra che è ottima per fare il contouring. Io per quanto riguarda il contouring faccio soltanto la parte qui del viso, quindi per sfilare tra virgolette il mio viso, le mie guanciotte, e poi un pochettino qui per togliere il doppio mento. Non faccio né il naso né altre parti perché rischio di fare dei pastrocchi, quindi ho paura. Però vi posso dire che con queste due terre, anche quella che vi ho fatto vedere poco fa, sinceramente, con quelle che vi faccio vedere io in particolare, non riuscirete a fare delle cose troppo evidenti perché sono delle terre che si sfumano benissimo. Questa qui di questa qui di MAC Harmony è ottima, la sentite nominare in tantissimi video, anche Betty sicuramente la nominerà perché è la sua preferita. Io mi trovo benissimo, l'ho anche utilizzata per sfumare l'ombretto nella piega, mi sono trovata bene. Sono MAC ha delle polveri veramente eccezionali. Quelle invece che vedete di sotto, aspettate vi faccio lo swatch, vabbè, sono dei colori semplicissimi e chiari per quanto mi riguarda. Questo invece di sotto è la terra di Inglot. Questa qui è la terra di Jennifer Lopez. Infatti io l'ho presa proprio perché era, diciamo, quella che veniva utilizzata da lei e si chiama Cocoa 5. Scusate il cellulare. Che è Cocoa 5. Sono delle terre veramente ottime, si sfumano benissimo, anche questa qui di Inglot. Inglot veramente ha delle polveri eccezionali, io ho anche il blush e mi trovo benissimo, quindi vi consiglio anche questa di Inglot. L'ultima che vi faccio vedere è la mia preferita in assoluto, è stata una quasi delle prime che ho acquistato e sinceramente mi sono molto affezionata a questo tipo di terra perché mi piace tantissimo, quando la utilizzo non mi fa macchia e la posso sfumare tranquillamente. Aspettate che tolgo la soneria. Comunque Fabiana, sei tu. Sei tu. Sì. Ok. È Fabiana.
Comunque, l'ultima che vi faccio vedere è questa qui della Too Faced. Io l'ho trovata nel calendario dell'avvento ed è stato subito amore a prima vista. Allora, prima di tutto il packaging piccolissimo e qui già fa la sua parte. E poi la terra è questa, è il colore che a me sta benissimo. E questa è la Chocolate Soleil. Allora, a me piace tantissimo, io mi trovo veramente molto molto bene con questa terra, l'ho utilizzata tantissimo, per quanto riguarda il 2020 è stata la terra più utilizzata in assoluto, perché sinceramente mi sono trovata bene per quanto riguarda sfumabilità e tutto, poi ha una texture molto molto leggera, si sfuma benissimo, non mi fa macchia, io vi ripeto che non mi fa macchia perché io non so utilizzare bene questo tipo di prodotto, perché sì, sembra facile mettere la terra, vabbè, dice la metti qua, la metti sul naso, la metti, però sembra poi che se non la sfumate bene, se il prodotto non è buono e tutto, fate delle macchie molto evidenti sul viso che sinceramente non sono belle da guardare e quindi ho difficoltà proprio nell'utilizzarlo perché ho paura di sbagliare e di fare dei pastrocchi. Questo è per quanto riguarda le mie terre. Per quanto riguarda le ciprie, io inizio proprio con il jolly direttamente, perché per quanto riguarda le ciprie ne ho un bel po'. In primis vi faccio vedere, sono in edizione limitata, però credetemi, li potete trovare sempre, qualsiasi, quando diciamo escono queste edizioni limitate, prendetele tranquillamente perché sono delle ottime, ottime ciprie. Sto parlando di quelle di Kiko. Queste per quanto riguarda quelle bianche, tipo questa, aspettate che la apro, queste qui, queste che sono con diciamo la parte bianca, che sono molto piallanti per quanto riguarda il viso, io mi trovo benissimo, le utilizzo sia per quanto riguarda sotto gli occhi, sia per quanto riguarda tutto il viso. Mi trovo benissimo con queste ciprie per quanto riguarda la Kiko, sia queste che quelle diciamo cotte. Ve ne faccio vedere alcune, una con il packaging dorato, non mi ricordo se dell'anno scorso, che è questa con la bombatura e sono delle ottime ottime ciprie, oppure queste qui sempre con la bombatura tipo cotta, sono delle ottime cipre. Se avete la possibilità, quando fanno degli sconti da Kiko, prendete le cipre perché sono la cosa eccezionale per quanto riguarda questo brand. Mi piace tantissimo e veramente ve li consiglio. Poi una cipria che ho utilizzato tantissimo negli ultimi anni, perché forse è stata la cipria più veramente più utilizzata in assoluto, perché di queste ne ho comprate tre. Quando fu che si poteva acquistare Elf in Italia, c'era anche il sito, ma poi l'hanno tolta, invece adesso lo potete trovare sia da Douglas che anche, se non mi sbaglio, nel sito stesso. E sto parlando della Elf. Questa è una translucent ed è una polvere molto molto leggera. A me piace tantissimo, io la utilizzavo spesso quando facevo dei make-up. Ed era l'ultimo passaggio che io facevo, nel senso che prima mettevo blush, illuminante, eccetera, eccetera, e poi mettevo la cipria. Non lo so perché, ma la utilizzavo in questa maniera e mi sono trovata bene. Figuratevi che io avevo preso il pottino, quello piccolo, proprio della cipria in polvere. Invece poi la volta successiva ho dovuto prendere quelle più grandi perché sinceramente mi sono trovata bene. E questa è la rimanenza, non lo so se si vede, delle tre ciprie giganti che avevo preso. Quindi ve la consiglio, è ottima veramente. Un'altra cipria che vi consiglio, sempre per quanto riguarda low cost, è questa qui ed è la cipria, la metto da questo lato, ed è la cipria Brighten Up di Essence. A me piace tantissimo, viene paragonata anche a quella di Nabla. Devo dire che la grana è molto leggera, si sfuma benissimo. Che è un blush che si sfuma benissimo. No, veramente la cipria è molto molto sottile, non mi fa spessore sul viso, che è quello che diciamo io ho più paura, perché avendo una pelle mista al secco ho delle parti più secche per quanto riguarda il mio viso, cioè nella zona T e poi negli angoli qui del naso. Spesso mi capita anche nelle guance di avere alcune parti che sono un po' più secche delle altre, però questa non mi enfatizza la texture della mia pelle.
E mi piace veramente tanto. L'ho utilizzato un sacco di volte, però ovviamente facendo il giro, la cialdina è ancora bella che intatta. Un'altra cipria che ho sentito decantare le lodi per quanto riguarda il packaging nuovo, ma io già ce l'avevo nel packaging vecchio, è questa qui della Too Faced ed è la Prime and Poreless, di Too Faced. Ho anche il piumino e questa è la cipria. Questa è la cipria che io ho utilizzato per quanto riguarda un matrimonio. Avevo il fondotinta della MAC e poi questa cipria. A me il make-up è durato tutto il giorno, anche perché ho messo il fissante e tutto, però il make-up mi è durato tutto il giorno. L'unica differenza credo che sia, oltre che leggerissima, di una soffice età, che vi dico, forse la cosa diversa dal pack di adesso è che è molto più bianca. Questa è molto più panna, tra virgolette, è un bianco sporco, però è molto molto leggera la texture, cioè è una cosa veramente, è una coccola sinceramente utilizzarla sul viso. Io la utilizzo sia con il pennello che con il puff e mi trovo benissimo sinceramente. Infatti quando fu ne presi 3 pacchetti. Poi un'altra che vi faccio vedere è la cipria, questa qui di Nabla. Questa è stata decantata da tantissime persone perché piace a tantissime persone e viene paragonata come dupe della cipria di Charlotte Tilbury, che sinceramente voglio prendere, però il prezzo un po' mi fa ho le manine corte, le braccine corte. Questa è la close up di Nabla e io ho la colorazione light, è un'ottima, scusate, lo specchio, è un'ottima cipria, molto molto leggera e assomiglia molto a quella di Too Faced, però quella di Too Faced è molto più leggera, anche al tatto è molto più leggera. Questa la utilizzo con il pennello sempre di Nabla per quanto riguarda qui sotto gli occhi per diciamo tamponare il correttore, ma mi piace tantissimo l'effetto che fa sulla mia pelle, sembra proprio ti dà l'effetto tipo di porcellana ed è una cosa che a me piace tantissimo e sinceramente mi sono trovata bene. Infatti queste ciprie sono per me le migliori in assoluto, proprio per me non esistono, ovviamente che ho utilizzato io, non esistono altre cipria lì fuori di loro. Un'altra vi faccio vedere e poi vi do la chicca finale. Un'altra che vi faccio vedere, ce l'ho ancora nella confezione perché è la cipria che utilizzo quando faccio dei make-up più particolari ed è questa di Too Faced per quanto riguarda la Peach Perfect di Too Faced. Questa è in polvere libera, a me piacciono ambedue le ciprie, sia in polvere libera che compatta. Quelle compatte le utilizzo anche per tutto il viso e quelle in polvere libere certe volte in base alla pelle che mi ritrovo in quel momento e anche al fondotinta che metto faccio anche un pochettino di baking, però quello sta a voi fare la scelta perché spesso capita, no, io ho la pelle secca, baking non lo faccio, però in base anche alla polvere che voi avete tra le mani potete farlo e non potete farlo, ovviamente dovete conoscere la vostra pelle e io sinceramente con questa e con quella che vi faccio vedere dopo ho anche fatto il baking e non mi ha dato nessun effetto brutto sulla pelle, anzi anzi. Questa è la cipria che spesso utilizzo per quanto riguarda il baking. A parte l'odore di pesca travolgente, ha un trito finissimo per quanto riguarda la polvere. È ottima, io lo utilizzo per fare il baking, mi trovo benissimo, mi pialla proprio la parte, non vedo proprio le rughette, sapete, le rughette di espressione. A me piace tantissimo. L'ho utilizzata per varie cose e mi è durata tutto il tempo, non avevo quell'effetto. Sapete, spesso capita che quando voi tipo prendete il cellulare, appoggiate il viso nel cellulare e vedete tutto quell'alone proprio che è una cosa orribile da vedere, oppure vi appoggiate su qualcuno e avete quelle macchie. Questa cipria non lo fa. Io ad esempio l'ho utilizzata l'altra volta, ho risposto al telefono. E poi avevo preso il telefono, stavo per pulirlo, invece non c'è stato bisogno perché non avevo nessun tipo di polvere nel cellulare, quindi è ottima. Vi faccio questo esempio stupido perché non è che dice facciamo chissà che cosa, ha quasi 2 anni, no, quasi 2 anni, ha 1 anno e passa che stiamo a casa a non fare niente, quindi a non fare niente nel senso a non uscire, quindi capite che diciamo si utilizzano determinati prodotti ma stando nelle quattro mura di casa. Almeno noi, per quanto riguarda gli altri, lasciamo perdere.
L'ultima che vi faccio vedere è la mia best forever and ever per quanto riguarda questo 2020-2021, che ormai siamo, e sono le ciprie di Astra. In assoluto la mia preferita è questa qui bianca, che è quella, come si chiama? Polvere di riso, scusate, polvere di riso, ma anche la cipria in polvere, sinceramente, dà il suo perché. Sono delle ciprie ottime, ottime in assoluto. Io di norma le unisco tutte e due, le utilizzo sia per quanto riguarda sotto gli occhi, sia per quanto riguarda tutto il viso. A me piacciono tantissimo, per quanto riguarda qualità-prezzo hanno vinto e stravinto. Hanno 11 grammi ciascuno, no, 11 grammi e 10 grammi quella bianca. Sono ottime, veramente ottime. Io li miscelo tutte e due. Spolvero il viso, che è una bellezza, e mi dura il make-up veramente tutta la giornata. Vi ripeto, non stiamo facendo niente, però anche il non fare niente, nel senso non uscire, smog, quello e quell'altro, mi fa durare il make-up tutta la giornata. Sono delle ciprie ottime in assoluto. Poi ovviamente in base alla cipria spruzzate lo spray, quindi quella polvere in più viene tolta. Poi io di norma cosa faccio? Utilizzo il pennello, li mischio tutte e due, li utilizzo con il pennello e poi prendo un altro pennello per dare la spolverata e togliere l'eccesso che la cipria ha dato. Oppure lo utilizzo con la spugnetta per fare un pochettino di bagging e credetemi, dopo con il pennello va tutto via, cioè proprio rimane proprio tipo, l'avete presente? Tipo una specie di patina che vi protegge da tutte le altre cose, così mi dà quell'effetto e quindi a me piace tantissimo. Quindi altro che jolly forever and ever, come dice la Lizzy, io glieli metto in più perché veramente per me sono le migliori in assoluto, cioè di tutte quelle che io ho utilizzato, costose, non costose, queste sono le migliori in assoluto. Quindi ve li consiglio, ve li straconsiglio. Se avete la possibilità, compratele. Per quanto riguarda quella di Astra, io ho la 02 e poi quella di la polvere di riso. Ve li consiglio tutte e due. Questa qui, anche se è bianca, che vedete qui nel packaging bianco, non vi preoccupate, non vi dà quell'effetto bianco sul viso, proprio è una cosa tipo trasparente ed è la migliore in assoluto. Bene, per quanto riguarda questo video è tutto. Spero ovviamente che vi siano piaciuti i prodotti che vi ho fatto vedere. Ditemi se l'avete utilizzato, scrivetemi un commentino qua sotto e ditemi se la pensate come me oppure no. A me piace tantissimo confrontarmi con voi perché ci dà la possibilità di confrontarci, come stavo dicendo, e quindi è molto bello perché spesso io alcune cose le vedo dalla Lizio, da Betty o da qualsiasi altra persona e poi cerco di vedere se sono adatte o non adatte alla mia tipologia di pelle, perché ovviamente ricordiamo sempre che ognuna di noi ha una pelle diversa. Ognuno di noi ha delle esigenze diverse e automaticamente spesso capita che quelle che preferisco io non li preferite voi e viceversa. Spero che vi sia piaciuto questo video. Ovviamente andiamo tutti insieme a vedere il video di Betty e di Fabiana. Sono molto curiosa, sono sicura che la cipria di Astra ci sarà sicura al 100%. Ma sono molto curiosa anche per quanto riguarda le terre. Voglio vedere se ci sono altre novità che io non conosco. Quindi, che dirvi? Per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi mando un grossissimo bacio. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!